benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi vado a presentare lei, l'avete già riconosciuta dal blu, è la mia nuova moto, è un TM300 due tempi ad iniezione del 2020, nuova di pacca su un'ora e quattro con una cinquantina di chilometri. Subito spicca il nuovo faro, può piacere, non piacere, ci sono gli attibri, davvero è molto molto bello ed è un faro full LED, fa una luce esagerata, così come le frecce o indicatori di direzione da quest'anno sono full LED. Abbiamo una forcella anteriore da 48 mm Kayaba, completamente regolabile, e soprattutto abbiamo l'iniezione elettronica. Qua vedete il tasto d'avviamento, quindi l'electric start, e nel trave del telaio, nella parte destra, si è ricavato il serbatoio per la miscela. Noi abbiamo qua, vicino al serbatoio di benzina, il tappo per mettere l'olio nella miscela, Bardal XTS, completamente sintetico, e qua abbiamo anche il foro con l'oblò e il vetrino per vedere quanta miscela c'è ancora. 1,2 kg d'olio dentro al trave, quindi un buon chilometraggio. Abbiamo la pompa del miscelatore, una Mikuni. Vedete come dalla fine del telaio arrivi alla pompa e continui per andare direttamente nel corpo farfallato. Abbiamo due iniettori come su KTM o Husqvarna. Vedete che la pompa è nel serbatoio, è in immersione, si sdoppia e va una su un iniettore e l'altra sull'iniettore dall'altra parte. L'espansione è firmata HGS, così come è firmato HGS il terminale di scarico. Sia le piastre che i mozzi ruota sono fatti e ricavati dal pieno. Come espansione, appunto, ho detto HGS, cromata, che rispetto a quella del cross che ha saldatura a vista è un po' più piena, dà un po' più bassi ed è più resistente in caso di urti nell'enduro. Pompa freno posteriore abbiamo una Nissin, così come la pinza è Nissin. Il freno a disco è un Galfer da 245 mm. Telaio e forcellone sono completamente in alluminio, come di caratteristica TM. Abbiamo il serbatoio dell'ammortizzatore, anch'esso firmato TM, li producono direttamente in casa. Come dicevo prima, abbiamo una 48 di forcelle Kayaba pluriregolabili anche al di sotto, mentre il cerchio Nexal Tatka Sago con il freno a disco, che è un Galfer da 270, con pompa e pinza Brembo. Abbiamo la pinza Brembo e risaliamo sulla moto e qua c'è la pompa Brembo. Pompa Brembo anche per la frizione, una frizione idraulica Brembo leggermente dura, pluriregolabili, vedete, con questa rotellina. Basta abituarsi e poi non è male. Abbiamo un manubrio Raycon con piega TM. I riser li abbiamo qua sotto, adesso c'è la spugna TM, sono fatti dal pieno, hanno qualcosa di esagerati. Doppia mappatura di serie, quindi mappa 1, mappa race, mappa 2, mappa race per fango, viscido e pietre. Le manopole sono della Pro Grip, le 791 da quest'anno, e come vi dicevo prima, la moto non è completamente stock. In TM, grazie a un ordine speciale, sono riuscito a farmi mettere degli accessori. Questi accessori li possiamo vedere. Primo d'acchitto, spunta, diciamo nel reparto posteriore, il paracrona catena firmato Sam Racing Parts, l'estrattore del perno a ruota, sempre Sam Racing Parts, e la corona bicomponente Ergal e acciaio da 50 denti, TM ZF, ricalcano molto
il loro disegno di quella in alluminio stock, ma bicomponente, dovrebbe durare il doppio ed essere un po' più robusta. Abbiamo messo un paralleveraggio di serie, anche questo non so se si possa leggere, ma è un SAM Racing Parts DTM, e una bellissima piastra in carbonio, tutto carbonio anche di prima scelta. Un carbonio bellissimo della CRM, e se vedete sotto è logata TM perché è a catalogo ufficiale. Abbiamo, risalendo, sposta la ruota, un parafango candela sempre della Sam Racing Parts, vedete firmato sempre TM, e andando ancora avanti abbiamo un bellissimo estrattore del perno anteriore TM by Sam Racing Parts. Tutta la tubatura siliconica è stata cambiata già da TM con quella che usano in gara, quindi potete scorgere qua un bellissimo logo TM, e TM Samco sono tubi siliconici che usano direttamente in gara. Tutta la componentistica che sono andato a mettere la usano loro direttamente in gara, quindi è provata e riprovata. Qua abbiamo una cassa filtro irrigidita con uno speciale inserto sagomato in carbonio della CRM, quella che usano in gara anche sulle loro moto factory, che non fa disperdere l'aria all'interno e quindi tiene sempre compresso l'aria all'interno della cassa filtro, quindi per avere una moto sempre pronta. Qua possiamo vedere, dato che è iniezione, qua un iniettore, il corpo farfallato made in TM con la vite dell'aria, adesso vediamo se mette a fuoco, sì, eccola qua, la vite dell'aria della vite del minimo, e toccandola anche sul minimo cambia anche un pochettino di carburazione, leggermente ma non troppo. Abbiamo una candela BRK-EGX, che è una candela ad iridio. Carter allettati, vedete il cavo della tubazione della pompa della frizione. Poi altre cose particolari di TM, la possibilità di quando fate l'ordine di farvi mettere e settare le sospensioni. La mia, adesso vi sposto ancora qua. La mia, vedete, là sotto è una K50, solitamente escono con le K48 di molle, che sono leggermente più morbide, pensate per un peso pilota 75-80, 70-75 kg. Poi, invece, vi avevo fatto vedere il ponte di comando, non è affollatissimo, il cruscotto, l'ECD. Abbiamo qua l'ora, abbiamo i chilometri, abbiamo l'orario del motore e il contachilometri automatico, sì, il contachilometri, scusate, il cronometro è automatico, voi lo impostate di qua, quando la moto parte lui parte, quando la moto ferma si ferma, quindi è molto bello anche in questo perché è molto utile, non dovete mai stare lì a toccare sul cruscotto. Abbiamo all'anteriore, come vi ho fatto vedere, appunto dei mozzi assolutamente ricavati dal pieno e i piedini che fanno paura. Abbiamo anche come tutti i TM dal 2014, credo, almeno per quanto riguarda i due tempi, l'aspirazione qua va poi sotto la sella e questo fa sì che peschi aria più calda, aria più fresca, scusate, aria più fresca e sempre pulita, va sotto la sella che è sagomata e va in cassa filtro. Filtro che è un twin air, mentre dietro possiamo scorgere una fanaleria full LED. Se avete domande, potete chiedermi qualsiasi cosa nei commenti. Novità da quest'anno sono anche i parasteli, vedete, sono molto più avvolgenti.
dovrebbero riparare di più. Se avete domande, iscrivetevi al canale, commentate qua sotto, e il mio stream è Federico Maniera, e cercatemi, seguitemi, e poi appena usciamo dalla zona rossa e dall'allerta coronavirus vi farò molti video con questa, la porteremo magari anche in qualche gara. Se avete domande, box qua sotto. Alla prossima!